cocktail della rete perfetta è un drink composto da pochi e ricercati ingredienti. La copertura totale del territorio tramite banda larga e la capacità di sfruttarne appieno le potenzialità. Versare in un mixer 30 centilitri di rete efficiente. Obiettivo raggiunto a Modena, dove solo l'1% della popolazione ha la casa che non può essere raggiunta da ADSL ad almeno 2 mega. Aggiungere un po' alla volta 20 centilitri di competenze. Ingrediente poco diffuso in Emilia-Romagna, dove la popolazione che usa regolarmente internet è del 59% contro una media europea del 70%. Versare in un mixer? Nuove possibilità e un pizzico di volontà. A Modena si sta facendo molto per agevolare chi non dispone di una connessione casalinga, grazie anche ai numerosi punti di accesso pubblico a internet presso l'URP e grazie alla rete Net Garage, che da anni è impegnata in azioni di alfabetizzazione e stimolo alla creatività digitale. Mixare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Purtroppo esiste ancora una fetta di popolazione restia ad approcciarsi alla rete. Due sono le principali motivazioni per il mancato uso di internet: la convinzione che non sia utile, 33%, e la convinzione di non poter imparare ad usarlo, 37%. Per trasformare in punti di forza queste lacune, Modena sta lavorando per offrire servizi utili e interessanti, alcuni dei quali sono: Buongiorno Internet, un servizio di assistenza per creare account di posta elettronica, profilo su vari social network e imparare i rudimenti della navigazione online. Coder Dojo, prima esperienza di programmazione rivolta ai bambini e a coloro che usano poco internet o solo per esigenze specifiche. Memo, multicentro educativo Sergio Neri, in collaborazione con Net Garage. Organizza percorsi didattici di supporto per scuole, insegnanti, studenti e genitori che vogliono approfondire e incrementare le proprie competenze digitali. Shakerare e aggiungere ghiaccio. Quali sono le capacità informatiche indispensabili a cittadini e imprenditori? Come è possibile stimolare la produzione di contenuti di pubblica utilità? Che cosa può fare Modena per stimolare la partecipazione sui social media ed essere un motore della crescita di competenze? Decorare con determinazione, nuove competenze e voglia di fare. Non resta che acchiappare il drink e sorseggiare.